Buongiorno a tutti i partecipanti. Iniziamo questo evento al Palazzo del Governo che segue la cerimonia svolta in Calata San Marco, di cui fra poco mostreremo il video a beneficio delle persone collegate. Il 14 aprile del 1988 un'autobomba è esplosa davanti alla United Service Organization. A Napoli, in Calata San Marco, l'esplosione uccise 5 persone, compresa una militare statunitense, e ne ferì 15, compresi 4 militari statunitensi. L'attentato fu messo in atto da un gruppo terroristico giapponese, definito Armata Rossa Giapponese, e un esponente di spicco di questo gruppo, incriminato negli Stati Uniti, è stato nel 9 aprile del 1993 per questo attentato. La stessa persona, sospettata di aver organizzato un analogo attentato con effetti fortunatamente non così disastrosi come la strage di Calata San Marco nei confronti dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma l'anno precedente, nel giugno dell'anno precedente. Oggi quindi sono passati più di 30 anni da questo evento, ma non sono così tanti questi anni da cancellarne la memoria per la ferita che la città di Napoli ha avuto in quel periodo storico. Mi piace ricordare che proprio per una coincidenza, ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato in un suo discorso come ormai dal 1861, quindi da 160 anni, le relazioni diplomatiche fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America si sono consolidati nel segno della democrazia e dell'alleanza fra questi due importanti paesi. Mi piace sottolineare la coincidenza perché era proprio il 13 aprile del 1861 e anche questo evento di stamattina è stato svolto in una collaborazione intensa, proficua, con il Consolato Generale degli Stati Uniti d'America di Napoli, che sentiremo poi nella persona del Consolato e degli altri rappresentanti più tardi, e che come sappiamo anche la presenza degli Stati Uniti d'America a Napoli attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e militari rappresenta un connotato importante e risalente della città da molti anni. Io non aggiungo altro nella presentazione di questo evento, rinnovando i miei ringraziamenti perché poi avremo nel corso di questa breve mattinata contributi più analitici e significativi sull'argomento, ma a beneficio delle persone collegate, mandiamo adesso in onda il video della cerimonia che si è svolta poco fa in Calata San Marco. Della targa che ricorda le vittime della strage di Calata San Marco, no, non c'è il microfono, e tutte le vittime del terrorismo. Il sindaco e il prefetto procedono allo scoprimento, prego. Thank you.
attenzione. Allora, l'evento di questa mattina è stato organizzato dalla Prefettura di Napoli d'intesa e in collaborazione con il Comune di Napoli, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e il Consolato Generale degli Stati Uniti d'America di Napoli. Si dà ora lettura dei nomi delle vittime della strage. Capuano Assunta, nata a Napoli il 21 luglio 1956, funzionario dell'azienda Italgrani. Gaezza Antonio, nato a Napoli il 1 giugno del 1926, venditore ambulante. Perrone Maurizio, nato a Napoli il 28 febbraio 1967, funzionario dell'azienda Italgrani. Angela Simone Santos, nata il 19 giugno del 1966, operatrice radio della Marina Militare Americana. Cogozza Guido, nato a Salerno il 16 giugno del 1963, funzionario dell'azienda Italgrani. Rivolgiamo altresì un pensiero anche a coloro che rimasero feriti nell'attentato e ai rispettivi familiari. Prende la parola il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sì, grazie signor prefetto, buongiorno a tutti e tutti. È una giornata importante non solo per la città di Napoli, per l'intero paese, ma anche per le relazioni diplomatiche tra l'Italia, la città di Napoli e gli Stati Uniti. È una iniziativa fortemente voluta, come ricordava il signor prefetto, dal Comune di Napoli, la Prefettura di Napoli, la Procura della Repubblica e il Consolato Generale degli Stati Uniti d'America. Voglio ringraziare in particolare il Procuratore della Repubblica, dottor Merillo, che è stato uno dei principali promotori di questa iniziativa, che a 33 anni sancisce in modo definitivo, da un punto di vista formale e simbolico, la memoria di questa città, non solo per le vittime i cui nominativi sono stati adesso ricordati, ma per questo crudele e terribile attentato, un po' dimenticato finora effettivamente, ma anche per tutte le vittime del terrorismo. E ci tengo anche a sottolineare, a supporto di quanto diceva il prefetto poco fa, che per le relazioni diplomatiche Napoli ha addirittura anticipato l'Unità d'Italia, perché Napoli ha relazioni diplomatiche dal Settecento con gli Stati Uniti, quindi a dimostrazione del legame forte di amicizia che c'è tra il nostro popolo, il popolo napoletano e il popolo americano. Quindi la città di Napoli anche oggi, attraverso un saluto istituzionale fraterno, abbraccia attraverso il Consolato Generale degli Stati Uniti tutto il popolo americano e ovviamente i familiari delle vittime, che come abbiamo visto sono tra l'altro napoletani e campani. Quindi è stata una tragedia che ha colpito Napoli, che ha colpito i napoletani, ha colpito i campani, la città e gli Stati Uniti. E concludo dicendo che è importante che non si spengano i riflettori giudiziari su questo attentato, dal momento che, da come si apprende, appunto, l'autorità giudiziaria non solo è alla ricerca di chi si è sottratto alla giustizia, ma
probabilmente sta ancora verificando le esatte dinamiche ulteriori di quello che accadde in quel giorno nel cuore della città di Napoli. Quindi esprimo soddisfazione per questa giornata di forte e leale cooperazione istituzionale. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Prende la parola l'assessore Mario Morcone della Regione Campania, assessore alla sicurezza, legalità e immigrazione in rappresentanza della Regione Campania. Grazie, buongiorno a tutti. Anch'io saluto il prefetto, il sindaco, il procuratore e naturalmente il console generale degli Stati Uniti, che hanno voluto, e di questo sinceramente ringrazio a nome anche del governo regionale, questa giornata di memoria e di ricordo di una vicenda terribile, crudele, come giustamente è stata definita, che peraltro si innesta in un periodo anche complicato della nostra vita politica. Eravamo sulla coda degli anni cosiddetti di piombo e cominciavano invece tutte le i crimini legati al terrorismo internazionale. Provo a ricordare anche solo l'attentato ai banchi delle LAL, di cui in passato mi sono anche occupato. Ma la giornata è importante per ricordare le vittime, per salutare e abbracciare le famiglie delle vittime e dire anche una cosa in più, se posso. La Regione Campania ha una sua fondazione in house, 100%, che è la Fondazione Polis, e che è destinata ad aiutare, proprio come focus della sua attività, aiutare e sostenere le famiglie vittime innocenti di reati di camorra e in questo caso anche di terrorismo. Forse troppo tardi, e di questo facciamo ammenda, ce ne siamo ricordati, ma la Regione è già a disposizione per andare a contatto con le famiglie per sostenere ed aiutare naturalmente appunto i familiari e i parenti di quelle vittime del 1988, rinnovando così la memoria di un momento e di una ferita profonda della città di Napoli che la giornata di oggi onora. Grazie a tutti. Grazie assessore. Allora diamo la parola al professor Marco Lombardi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, professore ordinario di sociologia ed esperto delle tematiche relative al terrorismo anche attraverso un centro di ricerca che egli stesso dirige. Prego, professor Lombardi. Immagino mi sentiate, il microfono ormai credo che sia acceso, sì, lo vedo acceso, non vedo accesa la mia telecamera, al contrario, anche se ho fatto tutto per accenderla, è probabile che non vediate la mia immagine in questo momento. Sì, prego professore, intanto può iniziare a parlare. Comunque poi vado avanti, benissimo. Vi ringrazio dell'ospitalità, è un onore essere presenti in questo evento importante che è stato ricordato dal prefetto, dal sindaco, dall'assessore, da tutte le autorità per tante ragioni, perché si colloca in un momento significativo della storia del terrorismo nazionale e internazionale e perché, ed è questa la lettura che cercherò di dare nei minuti che ho a disposizione, perché ci aiuta a comprendere quella che è la minaccia del terrorismo oggi. L'Armata Rossa giapponese, probabilmente pochi ne hanno sentito parlare, la cita in Italia spesso l'amico Guido Olimpio, per fare un esempio, altri addetti ai lavori, però tutto sommato è qualche cosa che resta nella memoria di chi come noi studia il terrorismo. L'Armata Rossa giapponese, la Brigata Internazionale Antiimperialista, Nippon Segikun, Nihon Segikun, la Brigata della Guerra Santa, il Fronte Democratico contro la Guerra, questi sono un po' i nomi che circolano intorno alla Japanese Red Army.
ma vorrei leggervi un documento della CIA del 1974, che viene poi liberalizzato nel 97, perché c'è utile per comprendere più che quello che è stato, quello che potrebbe essere e quello che sarà. Scrivevano allora gli americani in questo documento che nel 1969 un gruppo che si chiama Red Army è venuto fuori, è emerso in Giappone, reclamando il suo impegno per una rivoluzione violenta. Questa organizzazione apparentemente si distingue appena dagli altri 27 gruppi radicali che in questo momento operano nei campus, nelle università giapponesi. Nel 74 si aggiunge questa noticina interessante. Le informazioni che ci arrivano dalla nostra ambasciata a Tokyo indicano che il Japan Red Army ha un minimo supporto e minima connessioni con altre organizzazioni terroristiche operanti in Giappone. Si aggiunge: il Japan Red Army non è rosso, c'è cioè un bel red messo tra virgolette, non è rosso secondo la vecchia interpretazione comunista del mondo, e non è neppure un'arma, non è neppure un esercito nell'uso convenzionale del concetto. Il GRA, il Japan Red Army, non si conosce abbia alcuna relazione con la Russia, con la Cina o col Partito Comunista Giapponese, e sembra anche avere poco appeal con la gioventù giapponese di estrema sinistra. Si sa poco niente della sua ideologia, si sa di massima che aderisce a una forma rivoluzionaria violenta con le quali le masse dovrebbero riscuotersi e combattere i governi imperialisti del mondo. Questa è una nota appunto desecretata nel 97, fatta dalla CIA nel 74, quindi prima degli attentati di cui stiamo parlando, ma prima del grande attentato del 72 all'aeroporto in Israele, in cui il Japan Red Army fece fuori 26 persone, giusto per ricordarlo, un'ottantina rimasero ferite. E da qui, in quegli anni 70 e 80, sostanzialmente in una quindicina d'anni, il Red Army colpì più o meno in tutto il mondo. Noi abbiamo attentati in Corea, in Singapore, in Olanda, in Italia, in Medio Oriente vario, in Kuwait, in Yemen, in Malesia, in Bangladesh, in Indonesia, in Giappone. Questo per dare un'idea. E abbiamo dei target che sono sostanzialmente dirottamenti, aeroplani, ambasciate, istituzioni nazionali e compagnie multinazionali. Quindi abbiamo di fatto una sorta di esercito fantasma, viene spesso definito così, una sorta di ghost, legato a una serie di relazioni internazionali molto vicine all'ambito medio orientale, infatti avrà una componente e un esito libanese riconosciuto e significativo, e molto vicine anche alla Nord Corea. In Nord Corea ci resteranno 8 degli attentatori del primo dirottamento aereo del 1970, quindi una rete internazionale e dei target molto, tra virgolette, istituzionali, diciamo così, il trasporto aereo e le ambasciate. È un momento di grande tensione internazionale, ma è anche un momento che sottolineiamo per quello che è stato e che non torna più. È un terrorismo, quello del Red Army, che si inserisce nella guerra bipolare, in cui era molto chiaro, fino a prima del 1989, da che parte stessero i buoni, da che parte stessero i cattivi, o almeno era facile scegliere. Non sto dicendo in questo momento necessariamente da che parte stessero i buoni e i cattivi, a ciascuno la libera scelta, però era facile scegliere, non c'erano mezze misure di fatto. Ecco, tutto questo si è rotto evidentemente dopo l'89, e anche quel terrorismo del Red Army è cambiato. Ma il Red Army ci dà un insegnamento, e direi che ce lo dà anche la lettura che fa la CIA. È interessante
questo stupore implicito nei documenti della CIA che dice: ma non è il rotto del comunismo, ma non è un'armi, inteso traduzione letterale, come esercito, anche si chiama così. La sorpresa è il valore aggiunto della capacità di ingaggio che il terrorismo ha. E questo emerge chiarissimo in quello che la CIA ci sta dicendo. Il terrorismo colpisce andando ad aggredire le nostre vulnerabilità, creando la sorpresa rispetto troppo spesso a delle istituzioni, a delle intelligence. La CIA ne è un esempio virtuoso perché si pone quelle domande, istituzioni che cercano e continuano a leggere il terrorismo con gli occhi che sono spesso superati da una minaccia che evolve più rapidamente dalla capacità istituzionale di contenerla. Questa è la grande sfida che ci pone il terrorismo ed è quella che ci mostra l'evoluzione della Red Army, ma non solo, di tutto quel terrorismo degli anni 70 e 80 di cui è stata fatta menzione negli interventi precedenti, che si fondava su presupposti che oggi non troviamo più. In fin dei conti nel Red Army troviamo una motivazione ideologica che non esiste più e troviamo dei target, degli obiettivi che per buona parte non esistono più, benché il Red Army abbia avviato la stagione fatto come oggi diremmo outsourcing o proxy del movimento palestinese nell'attacco in aeroporto in Israele, ma comunque a target di massa che sono andati ben oltre quello che ha fatto il Red Army, sono cambiate le modalità operative e soprattutto cambiato lo scenario globale del terrorismo che stiamo narrando, che stiamo ricostruendo storicamente. Certamente restano delle continuità che sono quelle che dobbiamo valorizzare rispetto alla minaccia, che sono la violenza, l'estremismo che esita in violenza, perché questo è il terrorismo, non è la radicalizzazione quella che noi andiamo a contrastare, ma è la radicalizzazione che si esprime attraverso la violenza. Quello che resta è l'attrazione dei giovani, erano giovani quelli del Red Army. Oggi quando facciamo contrasto al terrorismo, io studio quello da anni, ma tra di voi ci sono persone che operano quotidianamente in quell'ambito, ormai la prevenzione si deve fare nell'ambito degli adolescenti, è questo il livello di età nel quale si interviene. Vi ricordate il novembre di 3 anni fa, arresti in Germania a 12 anni, a 14 anni, giusto per dare un'idea, perché sono cambiate le motivazioni? Perché la violenza ha intriso il nostro mondo, sono cambiate le motivazioni che portano all'espressione della violenza e queste motivazioni oggi si sovrappongono spesso dalla rabbia all'avventura. Basta guardare molti dei programmi di reclutamento del terrorismo degli ultimi 6 o 7 anni per rendersi conto di come il target si sia abbassato in termini di età, benissimo espresso in una propaganda efficace che è quella che ci ha tempestato negli ultimi anni. E tutto questo si inserisce in un mondo che è cambiato politicamente e questo lo sappiamo ormai da 20 anni, è cambiato, o meglio sta cambiando, in una direzione che non conosciamo ancora. Questa è la ragione per cui il Red Army e il terrorismo di quei tempi è un insegnamento che dobbiamo collezionare, che dobbiamo approfondire, ma che dobbiamo superare. Il terrorismo che fu degli anni 70 e degli anni 80 non tornerà più. Il terrorismo che stiamo combattendo negli ultimi 15 anni è completamente diverso. Quel terrorismo è stato estremamente importante, e torno a noi italiani, perché l'esperienza degli anni 70 e 80 ha fatto del nostro paese uno dei paesi più competenti nell'affrontare preventivamente le minacce. Abbiamo un sistema di law enforcement, un sistema diffuso sul territorio che unisce tra di loro dalla pubblica sicurezza, dalla polizia di Stato ai carabinieri, alla guardia di finanza, a tutte le agenzie che collaborano, ma non solo, abbiamo
un sistema di intelligence diffuso sul territorio che va oltre le agenzie di intelligence che conosciamo e che si avvale di informazioni capacemente, con capacità raccolte grazie all'esperienza di quegli anni. Questo è un lascito positivo. Però devo dire che quello che mi fa più paura rispetto alla storia è la tendenza che ciascuno di noi ha come semplicemente individuo. Tutti noi siamo, io uso questa battuta con i miei studenti, dei bastardissimi conservatori, e la mia non è una valutazione in termini politici, è semplicemente una valutazione in termini cognitivi. La conservazione dei modelli cognitivi è quello che fornisce stabilità interpretativa al mondo. Okay? Sembrerà complicato, ma significa semplicemente che noi cerchiamo di spiegare le cose che accadono usando i paradigmi interpretativi che abbiamo usato finora. Questo ci riporta a quella definizione della CIA, da cui siamo venuti, quel cercare di spiegare immediatamente, ma per fortuna ponendosi il problema di esercito e di red secondo i paradigmi che fino a quegli anni, anni 70, erano conosciuti, quello ideologico rappresentato dal rosso del comunismo e quello dell'armi inteso come un esercito che mettesse una divisa e fosse riconoscibile. Ecco, era il tentativo di spiegare dei concetti che avevano delle implicazioni operative, avevano delle interpretazioni organizzative da parte di quel gruppo che erano diverse rispetto a quelle che coloro i quali stavano combattendo o stavano cominciando a combattere quel gruppo assumevano. Questa è un'enorme vulnerabilità, è quella che ha fatto il terrorismo vincente in questi anni. Scusate, il terrorismo degli ultimi vent'anni comincia con quella tragica data del 9-11, ma quando si legge nei documenti delle analisi posteriori al 9-11 che c'erano segni di un possibile attentato che usasse quei vettori, ma non avevamo pensato che avrebbero potuto arrivare a tanto. Questa è semplicemente una esplicitazione della difficoltà di staccarsi da quelli che sono gli stereotipi interpretativi che sembra che ci facciano comprendere il vantaggio di aver compreso la realtà. Invece abbiamo compreso una realtà finta, che stabilizza noi, ma che sul piano operativo, essendo distante da quelle che sono le reali definizioni, le reali interpretazioni degli attaccanti, ci porta sulle strade sbagliate. Questa è la scommessa. Come negli anni 70 si abbandonò o si cominciò a pensare che il nostro modo di pensare fosse superato da quella banda di terroristi, oggi è più che mai necessario, perché ci troviamo di fronte a un mondo che evolve ancora più rapidamente di quegli anni. Questa è la caratteristica di questi anni. Il terrorismo non è cambiato di fatto come minaccia e continuerà a persistere. Il terrorismo non verrà battuto come strumento del conflitto ibrido, ma perdurerà adeguandosi a quelle che saranno le opportunità che evolvono più rapidamente della nostra capacità di comprendere. Abbandoniamo uno sciocco presupposto, che purtroppo è anche quello che ha governato buona parte della risposta alla crisi pandemica che stiamo vivendo, che è quello che il crisis management non può che rifiutare, che è quello che sostiene per il quale noi cancelleremo lo stressore, noi vinceremo il nemico. Non si vince il nemico, si è in grado di controllare gli effetti dell'azione del nemico. È una prospettiva completamente diversa. È come dire oggi nei confronti del Covid-19 che noi non cancelleremo il virus dalla faccia della Terra, ma noi stiamo vivendo una crisi perché non siamo in grado di controllare gli effetti di quello stressore. Questa prospettiva, che è quella che ci è offerta dal crisis management, che troppo spesso è stata dimenticata, non è il momento per affrontarne le ragioni, è la stessa prospettiva che dobbiamo usare nel terrorismo. Il terrorismo è sempre di più una forma di espressione della violenza che sarà sempre presente e che sarà in aumento, proprio perché ancora per il crisis management la pandemia, il Covid, il virus è un acceleratore di processi in corso, come tutti gli eventi stressanti, nulla di nuovo sotto il sole, ma un'accelerazione di processi in corso. Benissimo, la violenza che era già sintomo evidente delle nostre società prima dell'esplosione pandemica dei 20, non è stata che accelerata e coagulata attraverso anche in organizzazioni
quasi, dico, quasi istituzionalizzate come sono quelle del terrorismo. Una minaccia quindi che continuerà a vivere e con la quale dovremo continuare a confrontarci. Chiudo aggiungendo un aspetto che forse riguarda più il pubblico ampio che sta assistendo a questo nostro incontro. Finora mi sono soffermato evidenziando quelle che sono delle dritte che chi come me lavora all'interno di un'università al servizio delle istituzioni per affrontare questa minaccia sono dritte che orientano le metodologie di studio e le conclusioni con le quali andiamo a supportare le nostre istituzioni. Che poi alla fine, vi lascio con questo motto, si coagulano in quello che è appunto il motto del mio gruppo. Signori, think terrorist, pensiamo da terroristi. Se non siamo in grado di pensare da terroristi, non saremo mai in grado di affrontare questa minaccia. Ma allargandomi a un pubblico più ampio, quello che accade oggi a Napoli è importante. Perché il ricordo è quello che attiva le nostre azioni come essere sociali in una comunità che ha una storia e condivide quello che è stato e a partire da quello che è stato riorganizza il suo futuro. Cioè l'aver scoperto oggi insieme Italia, Napoli, Stati Uniti d'America, quella lapide alla presenza delle autorità significa testimoniare una presenza che dentro nel DNA culturale di una delle grandi città italiane, Napoli, che appartiene al nostro paese, che sta a significare che noi siamo un paese che non dimentica quello che è stato anche di grave e di drammatico nella sua storia, perché da lì nascono quegli insegnamenti, oggi è abusata la parola solidarietà, io preferisco dire da lì nascono quegli insegnamenti che generano la consapevolezza sociale che è già presente nelle nostre istituzioni, ho ricordato le LEA, ho ricordato le agenzie, quella consapevolezza sociale che oggi sempre di più deve essere diffusa tra i nostri cittadini, perché la sicurezza comincia dall'assunzione di responsabilità individuali. Questa è un'affermazione generale che mi sento di fare. E i cittadini devono, prima ancora che chiedere alle istituzioni sicurezza, devono attivarsi sulla base della consapevolezza che nasce da questi ricordi rispetto a comportamenti che sono sicuri perché responsabili a livello individuale. Ciascuno di noi faccia del suo meglio per garantire la sicurezza della comunità in cui vive. È in questo modo che ci assumiamo il diritto anche per chiedere agli altri di garantircela. Vi ringrazio dell'occasione che mi avete dato. Auguri a tutti in questi tempi che stiamo vivendo. Grazie. Grazie professor Lombardi per la sua accurata analisi e approfondita contestualizzazione dei fatti. Grazie davvero. Prende ora la parola il prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, che personalmente particolarmente ringrazio per aver accolto il nostro invito a partecipare a questa giornata. Buongiorno, buongiorno e grazie. Saluto il prefetto, il sindaco, l'assessore, il procuratore della Repubblica, tutte le autorità italiane e straniere che sono presenti a questa giornata, il questore, tutti che hanno colto assolutamente il senso di questa giornata che è a mio avviso di particolare importanza e per questo ringrazio proprio in particolare anche il procuratore Gianni Melillo che so con quanto impegno si è dedicato a questo insieme al prefetto. Ora noi oggi stiamo celebrando un attentato gravissimo, un'autobomba, un fatto di sangue gravissimo accaduto nella città di Napoli, accaduto nel 1988, tra l'altro accaduto in un momento particolare per il nostro paese, quando già l'anno precedente l'Armata Rossa giapponese si era evidenziata con attacchi a Roma solo casualmente, non finiti in un bagno di sangue come a Napoli,
con attacchi all'ambasciata degli Stati Uniti e all'ambasciata della Gran Bretagna, addirittura con mortai, anche lì con esplosione di bombe. Quindi stiamo parlando di un attacco particolarmente violento. E l'attacco poi fatto a questo centro, dove perdono la vita anche dei cittadini così ignari, è un attacco che viene fatto in una ricorrenza particolare, perché il giorno successivo era il secondo anniversario di un bombardamento a Tripoli che c'era stato nelle note vicende degli anni, della fine degli anni Ottanta. Quindi si entra in questa politica di contrasto a quello che viene definito l'imperialismo di questo gruppo, che è particolarmente attivo e trasversale, a contatti con tutta la galassia del terrorismo dell'epoca, ed è, si è rivelato particolarmente insidioso e di cui ancora non è che si sappia proprio tutto o si sappia molto, delle varie ramificazioni, di dove ha operato, per chi ha operato e sulla base di quali interessi ha operato. E anche su questo io ringrazio assolutamente la Procura della Repubblica per il faro che doverosamente è stato acceso, e devo dire che noi della Polizia di Stato, ma io prima nel mio precedente incarico di direttore della Polizia di Prevenzione, abbiamo assolutamente accettato con entusiasmo l'idea di riaffrontare quelli che adesso, secondo anche fortunate serie televisive, vengono definite cold case, perché in realtà, a mio avviso, i cold case non esistono. I colpevoli vanno sempre assicurati alla giustizia. Non bisogna mai smettere di fare questo tipo di attività, anche con una certezza. Non c'è semplicemente una volontà, diciamo, di giustizia e una volontà punitiva, ma perché non è mai tardi per cercare la verità, e la verità spesso ci consente di capire meglio dei fenomeni che poi diventano attuali e anche di prevenire nuovi attacchi del terrorismo. Faccio per esempio una riflessione, ma spesso, soprattutto durante gli anni, gli ultimi anni, a partire dal 2014-2015, quando sono iniziati gli attacchi dell'autoproclamato Stato Islamico, del cosiddetto Islamic State, abbiamo iniziato con il museo ebraico a Bruxelles, parliamo dell'attacco poi a Charlie Hebdo e tutta quella sequenza di scie di sangue. Io mi è capitato di sentire in tantissimi che hanno iniziato a fare varie analisi sull'attività di contrasto al terrorismo qui in Italia, e ognuno giustamente ha espresso la sua opinione parlando di una grande preparazione che si era acquisita durante gli anni di piombo, parlando di una grande preparazione che si era acquisita con la lotta alla mafia, con il investigare su gruppi clanici particolarmente ristretti. Ho sentito anche spesso sui media di una pseudo copertura che l'Italia aveva avuto in passato, che sostanzialmente l'aveva sempre resa immune per qualche motivo dal terrorismo internazionale, cosa che si auspicava potesse continuare il più possibile. Ecco, ricordare in questi termini l'attentato al Circolo Uso di Napoli è una grande operazione di verità, perché in realtà l'Italia negli anni 70 e 80 è stata fortemente aggredita dal terrorismo internazionale. E ricordiamo una serie di eccidi che sono passati quasi nel dimenticatoio, e sono invece fatti gravissimi come questo che devono essere nella memoria del nostro paese, come ben due attacchi negli anni 70 e negli anni 80 all'aeroporto internazionale di Fiumicino, un attacco alla sinagoga a Roma con una giovanissima vittima, attacchi alle ambasciate degli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, un attacco, il lancio di bombe a mano al Café de Paris, per non parlare di una serie di regolamenti di conti che ci sono stati, per esempio, per dissidenti del regime libico che sono stati attaccati e assassinati a Roma. Ecco, tutto questo
in realtà non è semplicemente un ricordo storico, ma è la necessità di conoscere un fenomeno, conoscerlo bene per poterlo affrontare, per poter capire le caratteristiche. Non è semplicissimo riuscire a entrare, diciamo così, nella testa. Noi tutti tendiamo nella testa del terrorista, soprattutto se sono portati di culture diverse, con diverse ramificazioni, è quello che chiaramente tutti dobbiamo cercare di fare. Ma adesso, in questa fase, dove ancora siamo sottoposti a una minaccia terroristica significativa, e basta andare sul web per vedere come il nostro paese non sia affatto trascurato, al pari di tante altre, dalle attenzioni sia di gruppi chiedisti che di gruppi che si rifanno all'autoproclamato Stato Islamico, al Daesh. E quindi ancora c'è questa minaccia. Noi non possiamo rimuovere dalla memoria fatti gravissimi e importantissimi che sono accaduti, perché in realtà, per la posizione geografica che ha il nostro paese, per quello che riguarda la sua collocazione nelle alleanze politiche e geopolitiche, per il suo ruolo all'interno della NATO, per il fatto di essere anche un solido alleato degli Stati Uniti, l'Italia è assolutamente sempre un paese nel mirino, e per questo occorre fare una grandissima attenzione e una grandissima attività. E ripeto, iniziative come questo, cercare la verità, cercare di assicurare alla giustizia i colpevoli, non sono delle operazioni così, una sorta di amarcord oppure accanimento per fatti accaduti. Primis, a mio avviso, il rispetto delle vittime e il fatto di dover assicurare loro giustizia è una priorità assoluta. Ma anche a noi serve riuscire a capire e a riannodare tutti i fili che in una maniera o nell'altra ci portano ai giorni nostri in una costante, perché comunque quando noi parliamo, ha parlato il professore prima degli attacchi dell'11 settembre negli Stati Uniti, erano stati preceduti dagli attacchi all'ambasciata in Kenya e in Tanzania, con tantissimi morti degli Stati Uniti, erano stati preceduti da un attacco drammatico a un incrocitore degli Stati Uniti nello Yemen. E ancora, andando a tornare indietro, andiamo a tornare ai tempi dell'Afghanistan, alla nascita, i primi soggetti che vanno all'epoca a combattere contro le forze russe, i vari gruppi che poi mano a mano iniziano a riunirsi, e con Osama Bin Laden. E di seguito, quando parliamo dell'autoproclamato Stato Islamico, non ci possiamo scordare la catena che nasce all'inizio dei tempi della prima guerra del Golfo, da Al-Qaeda in Iraq, da al-Zarqawi e poi i vari successori, fino a che arriviamo ad al-Baghdadi. Quindi è assolutamente importante seguire tutti questi fenomeni e arrivare a questo. Poi cosa si può aggiungere per concludere? A parte questo impegno sempre per cercare di garantire la nostra sicurezza, io volevo sottolineare dei valori che sono importantissimi per poter contrastare, a mio avviso, adeguatamente il terrorismo. La coesione, che è una questione tra tutti gli attori della sicurezza interna ed internazionale. Qua in Italia io faccio un vanto di uno strumento che noi abbiamo, il CASA, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, ma è un qualcosa di molto semplice, non è un ufficio arzigogolato oppure una struttura complessa, è semplicemente un tavolo che mette insieme una serie di professionisti delle forze di polizia e dell'intelligence, presieduto dal direttore centrale della Polizia di Prevenzione, che fa il punto sulla minaccia terroristica e prende anche delle iniziative
e chiaramente si scambia le informazioni, ma non stiamo parlando dello scambio di informazioni, delle carte, di meri documenti che spesso si prestano a interpretazioni, ma si tratta di persone che si conoscono, che molto probabilmente hanno esperienze nel settore ultradecennali, non spesso trentennali come fu nel mio caso, che però hanno quindi il desiderio di arrivare l'esperienza per poter arrivare a delle soluzioni condivise e ottimali per la sicurezza, ma anche la collaborazione internazionale. Da noi adesso vedo i rappresentanti, vedo il console degli Stati Uniti che saluto, ma la nostra collaborazione con le strutture di sicurezza degli Stati Uniti è costante ed è assolutamente efficace, così come quella di altri paesi. Ecco, io penso che la via su cui noi dobbiamo insistere e su cui noi dobbiamo proseguire è assolutamente quella di tener ben presente che il pericolo c'è, e un pericolo che potremmo definire molto fluido, molto liquido, perché adesso abbiamo soggetti che magari si radicalizzano semplicemente sul web e si attivano seguendo indicazioni generiche, senza una programmazione, senza un piano, senza un'inchiesta, come avveniva ai tempi delle Brigate Rosse. Però queste persone, ancorché cosiddetti lupi solitari, difficili da individuare, possono lasciare qualche traccia, possono fare qualche commento sbagliato sul web, possono agire in una certa maniera, possono cambiare delle loro abitudini e quindi darci un segno di radicalizzazione. Ecco qui quindi la collaborazione sia delle autorità di polizia che dell'intelligence, ma di tutta la società, l'attenzione di tutta la società, parlo della scuola. Noi abbiamo avuto operazioni di polizia importantissime nate da maestri attenti che manifestavano per esempio il disagio di bambini che fuggivano dalle classi quando c'era la lezione di musica, oppure che si interrogavano in degli scritti banali sul dispiacere di dover considerare nemico il proprio amichetto e compagno di banco solo perché un kuffar, quindi una persona che è di religione diversa. Così anche spesso centri di violenza, studio della violenza sulle donne. Noi abbiamo sempre immaginato violenza sulle donne, contesti familiari degradati, abbiamo pensato abuso di alcol, abuso di altre sostanze, passioni maniacali di gelosia e quant'altro che portavano a via di fatto. Attenzione, perché anche da qui ci possono venire delle illuminazioni invece di problematiche dovute a fenomeni di radicalizzazione che tendono a sopraffare la persona di sesso femminile, magari andando a imporre delle regole di vita non gradite. Ecco, quindi, e concludo, l'importanza, e ringrazio per eventi come questo che sono dei punti di situazione fatti con persone autorevoli per scambiarci delle idee, l'importanza quindi del confronto, l'importanza di agire insieme e l'importanza di tenere ben saldo questo legame della memoria, che non è solo un ricordo, ma è uno stimolo assoluto per arrivare sempre il più possibile, tendere alla verità e comunque alla affermazione della responsabilità dei colpevoli. Grazie. Grazie di cuore al capo della polizia per il suo intervento, diciamo segnato anche dalla sua particolare esperienza nel campo dell'azione di contrasto al terrorismo. Grazie prefetto Giannini. Prende la parola ora il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Mary Ruth Avery. Non la sentiamo. Buongiorno a tutti. Vorrei innanzitutto... Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le istituzioni locali che hanno contribuito a organizzare questa giornata in memoria delle vittime di quel terribile attentato. In particolare il prefetto di Napoli, Marco Valentini, e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Saluto anche e ringrazio per la loro presenza oggi
il capo della polizia Lamberto Giannini, l'assessore alla legalità della regione Campania Mario Morcone e il procuratore capo di Napoli Giovanni Melillo. Un caro saluto va anche al comandante del Naples Support Activity, capitano James Stewart, anch'egli presente oggi in rappresentanza della Marina statunitense. Come ha detto il prefetto, quest'anno ricorre il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Italia. E come io ho già ricordato in altre occasioni, la presenza diplomatica degli Stati Uniti a Napoli è una delle più antiche al mondo. La nostra sede a Napoli fu istituita nel 1796, ai tempi dell'allora Regno di Napoli e Sicilia, e ancora oggi gli Stati Uniti considerano l'Italia uno dei loro più stretti partner e alleati. Nel corso dei secoli, la collaborazione tra i nostri organi di giustizia e le nostre forze di polizia è stata un tratto distintivo del rapporto di amicizia e fiducia reciproca tra i nostri due paesi. Il Sud Italia in particolare ha offerto un contributo straordinario al contrasto ad ogni forma di terrorismo o crimine internazionale che rappresentasse una minaccia per le nostre democrazie. La storia ci ha consegnato esempi emblematici della professionalità, della dedizione e della tenacia con cui uomini e donne delle nostre istituzioni hanno combattuto il crimine fino a restarne essi stessi vittime. Da Joe Petrosino, il poliziotto di origine campana, ancora oggi ricordato per il suo straordinario lavoro investigativo svolto a New York tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, fino al magistrato Giovanni Falcone, a cui l'FBI ha dedicato un memoriale all'interno della propria Accademia di Quantico in Virginia. L'evento di oggi è un'ulteriore prova che quella stessa professionalità, dedizione e tenacia continuano ancora oggi a ispirare il lavoro di quanti si impegnano quotidianamente nel difendere i nostri valori democratici di legalità e giustizia. Come ha detto il nostro segretario di Stato Anthony Blinken in uno dei suoi primi discorsi, gli eventi recenti mostrano fin troppo chiaramente che le più grandi minacce che ci troviamo ad affrontare non conoscono muri o confini e devono essere gestite tramite un'azione comune. Il terrorismo e l'estremismo violento pongono entrambi pericoli profondi e in alcuni casi esistenziali. Nessuna di queste minacce può essere affrontata da una nazione che agisca da sola. Lavoreremo assieme ad altre democrazie in linea con la nostra, in tutto il mondo, per prevenire e difenderci da ogni aggressione da parte di nemici ostili. Saremo al fianco dei nostri alleati e partner come l'Italia, per combattere nuove minacce che abbiano come obiettivo le nostre democrazie. Vorrei concludere adesso inviando un pensiero a tutti i familiari americani dell'operatore radio Angela Santos e familiari delle quattro vittime italiane innocenti di quel barbaro attentato. E ancora un ringraziamento agli organi di giustizia americani, italiani e in particolare alla Procura di Napoli per il loro sforzo volto ad assicurare alla giustizia il responsabile di quel gesto. Grazie a tutti e buon proseguimento.
Grazie, grazie al Console Generale degli Stati Uniti di Napoli. Prende ora la parola il Capitano James Stewart, Comandante della Naval Support Activity di Napoli. Grazie e buongiorno a tutti. Sono Capitano di Vascello Jim Stewart. I'm Captain Jim Stewart, the Commanding Officer here at NSA Naval Support Activity Naples, and thank you all for inviting me to speak here today. We gathered today to remember the tragic event that occurred 33 years ago on this day. The 1988 bombing took place here in Naples, just outside of the USO Naples Fleet Center, during a talent show for U.S. Navy sailors from the frigates USS Paul and the USS Capodanno. Five service members were killed and 18 others were injured during the attack. And among the 18 injured were four sailors, Chief Petty Officer Francesco Navalta, Petty Officer Third Class Craig Trenton, Senior Chief Petty Officer Charles Roberts, and Electronics Technician Stanley Lawson. We also would like to specifically take a moment to honor Radioman Second Class Angela Stanos. She's the Navy sailor that gave her life serving her country during this attack. She was also the first female U.S. Navy service member killed in a terrorist attack. On that night, she decided to be of service to her country outside of her normal duty hours by volunteering at the USO talent show. Not only was she serving her country, but she was selflessly serving her fellow sailors. RM2 Santos will always be remembered as an American hero, full of courage, bravery, and commitment. In addition to the previously named sailors, we know there are numerous other service members, USO employees and volunteers, and private citizens on the scene that were directly affected by this event. We remember you, we empathize with you, and we honor you. We know that this event will forever impact the lives of everyone connected to it. And to those individuals, we want to say, non sarete mai dimenticati. In English, you will never be forgotten. Today, we remember those affected by this tragedy by continuing to stand firm and united against those determined to threaten our nation, our allies, and our freedoms. This attack was meant to count our commitment to the Italian people. In closing, we pay tribute to those who are connected to the unfortunate event. We also honor the strength that our military and our allies' military has built against all enemies, both foreign and domestic. United we stood in 1988, united we stand today. Inuti si vince, and united we win. Grazie mille. Grazie, grazie a lei, Capitano James Stewart. Trasmettiamo ora il videomessaggio della sorella della vittima statunitense, Jenny Cruz. Dopo la trasmissione del videomessaggio daremo lettura della traduzione dell'intervento. Hi, I'm Jenny Cruz and I'm Angela's sister. Angela Santos was the first American servicewoman to be killed by terrorist action. On behalf of my family, I'd like to start by saying thank you for continuing to seek justice for all of those who were affected by the events of April 14, 1988. It truly means a great deal to us to know that this tragedy has not been forgotten, and that the memory of those who paid the ultimate sacrifice still lives on. Angie was willing to give that last full measure of devotion, and it was exacted from her in a way that was unthinkable. We can only do our best to live up to the legacy of those who paid the ultimate sacrifice, and it's my prayer that justice will one day be served, whether in this life or the next. So thank you. On behalf of my family, I'd like to give a special thank you to Chief Prosecutor Melillo. We are truly grateful for all of your efforts. Thank you. Diamo ora lettura della traduzione dell'intervento. Salve, mi chiamo Jenny Cruz e sono la sorella di Angela. Angela Santos è stata la prima militare americana donna a rimanere uccisa a causa di un attentato terroristico. A nome della mia famiglia vorrei iniziare ringraziandovi per continuare a cercare giustizia per tutti quelli che sono stati colpiti dagli eventi del 14 aprile 1988. Significa molto per noi sapere che questa tragedia non è stata dimenticata e che il ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita è ancora vivo. Angie era pronta a dare l'ultima piena misura di devozione
che le è stata richiesta in un modo impensabile. Possiamo solo fare del nostro meglio per onorare l'eredità di coloro che hanno compiuto l'estremo sacrificio. E la mia preghiera è che un giorno giustizia sarà fatta, in questa vita o nella prossima. Quindi grazie. A nome della mia famiglia vorrei porgere un ringraziamento particolare al procuratore Capo Melillo. Le siamo davvero grati per tutti i suoi sforzi. Grazie. Bene, due rappresentanti della United Service Organization daranno adesso lettura di due lettere rispettivamente di un commilitone di Donna Cole e del padre della vittima statunitense. A questo intervento seguirà poi la traduzione. Prego. Credo che occorra attivare il microfono perché non sentiamo. Ma purtroppo non sentiamo l'intervento dei due rappresentanti della United Service Organization. Allora proporrei adesso di dare intanto lettura della traduzione degli interventi e poi eventualmente proviamo a recuperare l'intervento in video. Messaggio da James Santos, padre di Angela Simone Santos. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi di partecipare a questa cerimonia. Grazie di tenere viva la memoria di Angela. Voglio anche ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nell'organizzazione della cerimonia. Angie era la mia prima figlia, la prima a morire in famiglia, la prima donna militare americana a morire in un attentato terroristico. 33 anni dopo, la ferita nel mio cuore è ancora fresca. Come la notte in cui sentì la notizia che un marinaio, non ancora identificato, era morto a Napoli. Non so perché, ma sapevo si trattasse della mia bambina. Non riuscì a dormire quella notte. Poi il cappellano venne e mi confermò la notizia. Nessuno ha il diritto di togliere la vita a qualcun altro. Solo Dio può. Angie era una donna forte con sani principi e valori morali. Aveva amore e passione per tutto ciò che doveva portare a termine. Era anche un'eroina. Prima di lasciare questa terra, ebbe tempo di salvare un'amica proteggendola con il proprio corpo. Spero che possiate presto catturare il terrorista che ha compiuto quest'atto atroce e di consegnarlo alla giustizia. Voglio ringraziare il procuratore Capo Melillo e le autorità locali per il loro impegno nel risolvere questo caso. Porterebbe una chiusura alle vittime, ai superstiti e alle loro famiglie. Angie e le vittime sono andate via, ma non sono dimenticate. Vivranno per sempre nei nostri cuori. Che Dio benedica Angie, che Dio benedica le vittime dell'attentato allo USO, i sopravvissuti e le loro famiglie. Che Dio benedica gli Stati Uniti d'America. Allora, adesso vediamo il collegamento, quindi possiamo dare lettura in inglese dei due interventi. Prego. My name is Information Systems Technician, second class, Peyton Martin, with the NCTS Naples, Naval Computer Telecommunications Station. 33 years ago, radio man Angela Santos was part of the same command. It is a privilege for me to represent all of the sailors from our command and honor Angela's memory today by reading this statement provided by a fellow sailor and friend of Angela, former radioman Donna Cole. I am Donna L. Cole, a former U.S. Navy radioman. On April 14, 1988, I was in the Naval Communications Area Master Station, Mediterranean, at AFSAL in Bagnoli. I'll never forget RM3 Angela Santos getting ready to leave work. She stopped and had a brief exchange with the Marine at the door and myself. She was excited about going somewhere and I asked where. She told me she was going to the USO for a party and asked if I wanted to go. I thanked her, told her that I was tired and declined her invitation. For 33 years, I've continued to wonder what would have
been had I accepted that invitation? Would Angela be alive? Would I be dead? And why wasn't the terrorist responsible behind bars? I referred to the person responsible for that terrorist as the terrorist that time forgot. That terrorist killed 5 people at the USO that night and injured others. It appeared no one that was looking for him. I'm not alone in these feelings. Sailors from the USS Paul and USS Capodanno that were at the USO that night told me they too thought it was forgotten. I've communicated with many of these sailors over the past few years. More than a few have told me they've suffered in silence and they were injured. Not all wounds are visible. In December 2020, Chief Prosecutor Melillo named Junzo Akudari as fugitive number one for Naples. Mr. Melillo referred to the attack as the Italian equivalent of the Forgotten Massacre. When the U.S. consulate in Naples informed me about this ceremony, I was overcome with emotion and so thankful. I connected with the U.S. Navy sailors and Angela's family members I had communicated with before to the U.S. consulate so that they could provide messages for the ceremony. Mille grazie, Chief Prosecutor Melillo, mille grazie. And my sincerest thanks to all those played a part in making this ceremony happen. We want people to know this terrorist attack happened. We want those lost to never be forgotten, and we want justice served. With gratitude, Donna L. Cole. Thank you very much. Allora, diamo lettura della seconda traduzione. Sono Donna Cole, un'ex operatrice radio della Marina Militare Americana. Il 14 aprile 1988 ero di stanza a Bagnoli, presso il Naval Communication Area Master Station Mediterranean. Non dimenticherò mai l'operatrice radio Angela Santos, che si preparava per uscire alla fine della sua giornata lavorativa. Si fermò sulla porta e chiacchierò brevemente con me ed un marine. Era entusiasta perché sarebbe andata in un posto e le chiesi dove. Disse che stava andando ad una festa allo USO e mi chiese se volessi unirmi. La ringraziai dicendole che ero stanca e rifiutai l'invito. Per 33 anni ho continuato a chiedermi cosa sarebbe successo se avessi accettato quell'invito. Angela sarebbe viva, io sarei morta. E perché il terrorista responsabile non era dietro le sbarre? Definisco la persona responsabile di ciò come il terrorista dimenticato dal tempo. Quel terrorista uccise 5 persone allo USO quella notte e ne ferì altre. Sembrava che nessuno lo stesse cercando. Non sono solo in questi sentimenti. I marinai delle navi USS Paul e USS Capodanno, che erano allo USO quella notte, mi hanno detto che anche loro pensavano fosse stato dimenticato. Ho parlato con tanti marinai negli ultimi anni. Molti mi hanno confessato di aver sofferto in silenzio e che anche loro erano stati feriti, sebbene non tutte le ferite fossero visibili. Nel dicembre 2020 il procuratore Capo Menillo ha indicato Junzo Okudaira come il fuggitivo in cima alla lista dei ricercati di Napoli. Il dottor Menillo ha definito l'attacco come l'equivalente di un massacro dimenticato. Quando il Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli mi ha informato della cerimonia, mi sono emozionata e sono stata molto grata. Ho messo in contatto alcuni dei marinai americani e la famiglia di Angela, con i quali avevo interloquito già in passato con il consolato americano, così che anche loro potessero trasmettere un messaggio per la cerimonia. Mille grazie, procuratore Capo Menillo, mille grazie. E i miei sinceri ringraziamenti anche a tutti coloro che hanno svolto un ruolo per l'organizzazione di questa cerimonia. Io, o meglio noi, desideriamo che le persone sappiano che questo attacco terroristico è avvenuto. Vogliamo che coloro che sono morti non vengano dimenticati e vogliamo giustizia. Grazie, signor Berzelli, prego. Sì. Good morning. My name is Maurizio Garzelli. I am the USO Naples Senior Accountant. 33 years ago, I was present in the USO at that time of the attack and survived that terrible tragedy. Others like Angela did not. I'm honored to read a statement provided by Angela's father, James J. Santos, who lost his daughter on April 14, 1988. Before doing so, I want to take a moment to acknowledge the USO CEO, J.D. Crouch, who's joining in the US
and our regional vice president, Grant McCormick, who's connected from Germany. Thank you for your support today. Statement from James J. Santos, Radio Man Third Class, Angela Simon Santos' father. First and foremost, I want to thank each and one of you for being at this ceremony. Thank you for keeping Angela's memory alive. I also want to thank everyone involved in setting up this ceremony. Angie was my firstborn child, the first one to die in the family, the first American servicewoman to die in a terrorist attack. 33 years later, the one in my heart is as fresh as the night I heard the news that an unknown sailor had died in Naples. I do not know why, but I knew it was my baby girl. I could not sleep that night. I could not believe it until a chaplain came and confirmed it. No one has the right to end someone else's life. Only God does. Angie was a strong woman with lots of moral values and principles. She had a love and drive for all she had to accomplish. She was also a hero. Before she left this earth, she had time to save her friend by protecting her with her body. I hope that we soon capture the terrorists of this heinous act and bring them to justice. I want to thank Chief Prosecutor Melillo and the local authorities for their efforts to solve this case. It will bring closure to the victims, the survivors, and their families. Angie and the victims are gone, but they are not forgotten. They live in our hearts forever. God bless Angie. God bless the USO bombing victims, the survivors, and their families. God bless the United States of America. Grazie, thank you, grazie. Allora, conclude gli interventi di oggi il procuratore capo della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, che ringraziamo in particolare per essere stato il vero motore di questa iniziativa. E dunque attendiamo di ascoltare le sue parole che potranno in qualche modo trarre anche il senso e il significato globale di tutto ciò che oggi abbiamo provato in collaborazione a mettere in atto per ricordare questo tragico evento. Sì, grazie. Allora, per la prima volta, dopo 31 anni, la città di Napoli ricorda solennemente la terribile strage che provocò la morte di 5 persone, e gravi lesioni, gravissimi traumi a numerose altre. Perciò solo occorre dunque che io ringrazi il prefetto Marco Valentini e l'amministrazione comunale che hanno voluto promuovere questo evento. Un particolare ringraziamento vorrei rivolgerlo anche a Mary Ivory, console generale americano, e all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma, che hanno voluto aderire a questa iniziativa. I nomi delle 5 vittime della strage di Calata San Marco sono finalmente incisi in una targa che oggi è stata scoperta sul luogo dell'esplosione. Non meno importante è il fatto che oggi la città abbia potuto per la prima volta ascoltare anche la voce di chi scampò per caso all'eccidio e di chi perse in un attimo gli affetti più cari. E quelle parole ci aiutano a comprendere il senso di quello che accadde quel 14 aprile. Naturalmente non è questa la sede per evocare il tema dell'accertamento delle responsabilità, di chi decise e pianificò la strage, di chi contribuì a realizzarla, scegliendo questa città e un suo luogo simbolico quanto indifeso per imprimere il marchio del terrore. L'ufficio che ho la responsabilità di dirigere avverte però integralmente il valore dell'impegno a compiere ogni sforzo utile per continuare a fare opera di verità e di giustizia. È uno sforzo che oggi come allora si avvale della collaborazione della Polizia di Stato, come testimoniato oggi anche dalle parole di Lamberto Giannini, capo della Polizia, ma che da direttore centrale della
dell'antiterrorismo ha voluto un anno fa, oltre un anno fa, condividere la scelta di dar vita e dar nuova linfa a nuove indagini. Si tratta di indagini oltremodo delicate e difficili, chiamate a ricostruire storie personali, trame, scenari che sembrano oggi lontani e inafferrabili, ma che noi crediamo possano essere invece ricomposti e decifrati. Contiamo sulla collaborazione a fini di giustizia di altri stati e fra essi primi fra tutti degli Stati Uniti d'America, che non hanno mai chiuso il file aperto con l'uccisione del Marine Angela Santos. Ma ribadisco, non è questa la sede per ripercorrere gli accadimenti che conservano valore per la funzione propria della giustizia. Sono accadimenti che tutti iscritti nel perimetro di quella sorta di infrastruttura globale della lotta armata creata dichiaratamente allo scopo di internazionalizzare il metodo del terrorismo generato dal conflitto e dai conflitti medio orientali e allo scopo di destabilizzare le democrazie occidentali. Ma questo anniversario ci offre l'occasione soprattutto per riflettere intorno alla necessità di non dimenticare la disumanità propria di ogni strategia d'impresa terroristica. Se c'è un tratto comune tra le innumerevoli varianti di un fenomeno che non casualmente stenta a trovare una definizione condivisa a livello internazionale, ecco, questo tratto comune va ritrovato nello svilimento della vita umana. In ogni declinazione del terrorismo la vittima è resa insignificante. È stato Antonio Cassese, primo presidente del Tribunale Internazionale per i Crimini nella ex Jugoslavia ed insigne internazionalista, a insegnarci che il tratto comune del terrorismo è la depersonalizzazione della vittima, la riduzione del suo valore a nulla, è un dato indifferente per la storia. Per il terrorismo le vittime sono nulla. La definizione di Cassese rende drammaticamente il senso disumano e disumanizzante del terribile sorteggio inscritto nel terrorismo stragista, per il quale appunto il nome, la storia, le speranze delle vittime sono nulla. Conta soltanto in quella disumanizzante prospettiva che la vittima sorteggiata muoia nel modo più utile al metodo politico e ideologico della paura. Ricordare il sacrificio delle vittime di Calata San Marco anche dopo 31 anni vale a dimostrare il contrario. Vale a dimostrare che la città di Napoli e il nostro paese non dimenticano questa e le altre stragi che ne hanno insanguinato la storia recente, cercando invano di fiaccare la capacità di resistenza. È stato giustamente detto che la misura della società e delle comunità colpite dal terrorismo è data dalla loro reazione, dalla loro capacità di reazione alla paura. Ecco, certamente non può essere l'oblio e tantomeno una rassegnata o persino cinica indifferenza a segnare la reazione di una società democratica e di una comunità civile orgogliosa. Il modello italiano di contrasto al terrorismo è ancora l'unico che può consentire di affrontare le minacce di oggi e di domani, come ha fatto per quelle alle nostre spalle. Significa questo modello rispetto dei diritti e delle garanzie, senza alcuna giustificazione verso le cadute della legalità della repressione, senza alcuna giustificazione, alcun cedimento all'illusoria efficacia di ogni scorciatoia securitaria. È una lezione oggi consacrata nei documenti internazionali come la risoluzione 2178 del 2014 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che sottolinea come il rispetto dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali sia l'unica chiave di successo dell'azione di prevenzione e di repressione del terrorismo.
La conservazione della memoria delle vittime e della sfida portata dal terrore, sia esso ideologico o mafioso, ci aiuta a conservare una misura dignitosa e fiera della nostra vita democratica, nella nostra capacità di conservarne l'ispirazione liberale, respingendo ogni tentazione securitaria e proteggendo l'amore per la libertà e la difesa della dignità della vita umana. Parlo oggi, mentre è in corso ancora la terribile emergenza sanitaria che miete innumerevoli vittime, siano esse a noi vicine o da noi lontanissime, è ancora più importante e contribuisce a restituire speranza. Le parole delle familiari delle vittime oggi ce lo confermano. Grazie. Grazie procuratore Melillo. Allora abbiamo raggiunto la conclusione di questa giornata. Io desidero ringraziare veramente in modo sentito tutti coloro che hanno contribuito ad organizzarla e hanno contribuito, come è accaduto in questa seconda parte della cerimonia, con i loro contenuti a dare un segno tangibile di una giornata che sono certo non dimenticheremo proprio per la profondità dei temi che sono stati trattati, l'autorevolezza degli interventi che credo possano a tutti noi lasciare una traccia e un segno. Vi ringrazio di cuore per aver partecipato e auguro a tutti una buona giornata.